Siamo, C'è anche mi qualcun deve altro? dare lo 3, 2, 1, 1, Uno. Viva, chi è? 0,75, 0,5. Stay wild, stay cool. Commenti non disponibili, ragazzi. Ci siamo anche comunque in Facebook, nella stanza di Mattia che ha creato su Facebook per parlare di diseducazione. Io ringrazio intanto tutti coloro che stanno collegati sul nostro Instagram, caro Mattia. Quindi Ah, io ti saluto mando, tutti. saluta Mattia, vi saluto a tutti quanti. Proviamo ad invitarlo anche su Instagram, riusciamo ad averlo perché oltretutto è una persona molto simpatica e dobbiamo assolutamente averlo. Invia Provare. richiesta a Mattia, vediamo un po'. Chi vuole tra l'altro di voi ragazzi partecipare, mi scriva, mi faccia le domande, noi parleremo di tante cose, quindi se qualcuno ha qualche commento, per favore, fatelo. Allora Mattia, io ti ho invitato su Instagram, se vuoi lo vedi bene, se no partiamo Sì. con il nostro Facebook alla grande. Allora, guardo Instagram, ma perché non mi arriva questo invito? Ecco, sì, Viva, ecco adesso trovato, trasmetto in dovremmo diretta entrare, con... spero che per Fammi parlare nella sapere, ecco. eccomi qua, ciao a tutti, ciao Evviva, ciao Daniele, eccoci. Ciao. Dimmi se Ecco. c'è problema di audio, questioni, penso che siamo in diretta dappertutto. È perfetto, sento un pochino il tuo audio forse, che devi eliminare l'audio di Instagram. E La per me. metto al minimo, tanto... Esatto. esatto. Bene. Allora, qualcuno che si sta connettendo per Facebook ci sta chiedendo, io ho l'impressione che se non siamo amici non Sì, è possiamo vero. invitare persone. Allora, noi facciamo così, che la prossima volta acquisiamo tanti amici e li invitiamo in questa nostra radio Facebook Instagram, ok Ma Mattia? perché Perché non possono siamo in una vedere tu? stanza. Per esempio ci scrive Renzo Mancini, Paola Romito, Aldo Ciao. Pezzuto, che tu Tu li Mancini, conosci? Francesco, hai lo stesso mio cognome, chissà chi sei, forse ti conosco, non so chi sei, ma insomma. Va bene. Proviamo ad andare avanti, se riusciamo a capire come farli partecipare, molto volentieri. Io credo che ho ricevuto, aspettate, eh. Certo, qua speravo fosse molto più facile tutta la questione. Qualcuno mi ha scritto anche tramite, io gli rispondo in modo tale che forse così possono vedere. Se lo facessero sapere, se siete riusciti ad accedere, vi prego di... Perché io praticamente ho fatto un ok a chi ha scritto che voleva Ah, partecipare. perfetto. Io Allora, ecco, credo che avendo per questo non vedo risposto. Renzo Mancini, per questo non vedo Renzo Mancini perché evidentemente sarà ceduto, giusto? Ci sarà, credo di sì. Credo proprio di sì. Mattia, ci sei? Ci so, io ci sono. Io ci sono, ci Ok, sono. allora andiamo. Allora, questa è la prima delle nostre puntate molto wild, molto selvagge, molto spontanee Ce n'è tra me e stata una Mattia. puntata zero, diciamo. Ma questa sarà secondo me un'altra zero. Vediamo. Insomma, raccontiamo la Ne storia, faremo tante zero. la racconto io la storia così poi tutti quanti la capiscono. Allora, insomma, io e Mattia siamo due architetti, ci conosciamo da tanto tempo e facciamo gli educatori anche. Tra le tante cose ci impegniamo nelle attività educative, quindi insegniamo alle nuove generazioni. Questa è la cosa importante. Allora ci siamo detti. Ma insomma, se ci incontriamo e creiamo una radio settimanale che si accende una volta a settimana, il venerdì alle 5, possiamo provare a chiacchierare un po', non tanto del più e del meno, ma a chiacchierare su alcune tematiche che ci stanno un po' a cuore. E abbiamo iniziato la volta scorsa parlando dei concorsi di architettura e oggi parliamo Della della rappresentazione diseducazione. per l'esempio. Rappresentazione, è vero, potete andarvi a guardare quella puntata, è molto interessante perché diciamo un sacco di cose. Oggi Mattia mi ha proposto, mi ha sfidato. Perché lui sa che io vado a scuola tutti i giorni e quindi diseduco i ragazzi che sanno benissimo. E detto, ma Tutti i perché non giorni. parliamo un po' di questa tematica? Perché insomma, ne possiamo parlare seriamente, in maniera scherzosa, però ci sta molto a cuore. Quindi una mezz'oretta ci piacerebbe sentire anche le vostre opinioni di chi ci ascolta e vorremmo un po' dialogare su questa tematica. Mattia ha preparato questa pagina che di volta in volta si alimenterà di argomenti nuovi, ma oggi ha preparato alcuni post
molto carini, molto ironici su questa tematica dell'educazione. Io lascio parola a Mattia e saremo un po' così, faremo Sì. un po' per uno e quindi nel frattempo se qualcuno vuole fare qualche commento lo mandiamo in Può diretta. anche entrare Vai Mattia. nella diretta se riusciamo, perché come vedete ha qualche difficoltà tecnica, ce l'abbiamo ancora. Daniele, mi dovresti riaccettare l'invito su Instagram perché sono uscito e te l'ho rimandato. Sì, ok. Vedi Trasmetti in diretta con, se esatto. lo Allora, trovi. adesso, no, guarda, funziona in maniera, in via richiesta, te la mando di nuovo a te. Ciao, Hai Laurenzo. accettato? Hai Ok, ho accettato? accettato, Tra quindi poco, ok. dovresti venire. Sì, Perfetto, ecco, perfetto. abbiamo Mattia. Benissimo, ottimo. Grazie, Ok. grazie a tutti quanti. Allora, sì, il tema appunto è sulla diseducazione, anziché no, sulla banalità della, lo dico ormai proprio, espongo la mia tesi già dall'inizio, anziché sulla banale educazione. Perché mi piaceva in modo serissimo. Purtroppo alle volte l'ironia viene presa come fosse no, una barzelletta, invece l'ironia ha una forza in realtà radicale di pensiero che propone appunto agli interlocutori sì delle domande, sì delle questioni, ma soprattutto il tentativo di riflettere su un argomento. Visto da tutt'altra parte, ecco, questo può essere. Io amo le pratiche surrealiste, per esempio, no? Cioè il surrealismo ti permette in qualche modo di vedere le cose nel tutt'altro modo, in tutt'altra situazione in cui tu sei, diciamo, abituato solitamente, o almeno nel pensiero dominante, a ragionare e pensare. Ecco, io e Daniele condividiamo, appunto, da una parte Daniele lo ha detto, abbiamo condiviso l'insegnamento anche in modo sinergico, insieme proprio, a questo si riferiscono anche alcuni scatti che vi abbiamo mostrato. Come vedete io i baffi non ce l'ho più, è incredibile. E invece abbiamo in realtà in similare un'esperienza anche, diciamo, di tantissimo tempo speso dentro alle università. E scusatemi che mi Il suonano. bello della diretta, ragazzi. Allora, gli prego la parola a Mattia. Allora, per dire che ha ragione, guardate qui questa cosa qui meravigliosa. Sembrava preparata apposta. E Book of Surrealist Dreams. Sta parlando Mattia di una cosa Eccomi. bellissima. Seriamente, Mattia, in realtà sta facendo riferimento, pensate, ai serissimi giochi dei surrealisti. Era una cosa strana, ma i surrealisti giocavano per dire una cosa importante. Che la dirà fra un poco Mattia, sovvertire un po' l'ordine delle cose, per cui la diseducazione, come l'ha scritta Mattia prima, dice che probabilmente dobbiamo superare dei conformismi. Ma lascio la parola a Mattia. Sì, nel senso che poi non è neanche solamente una questione di puro conformismo che va sempre sfidato, assolutamente, ma è una questione che voglio tentare di essere molto lineare e molto chiaro. Noi, allora, diciamo che io e Daniele insegniamo in una materia, diciamo che è quella della progettazione, del design, legata all'architettura e al design, tendenzialmente. Queste legano le nostre esperienze. Quindi in qualche modo all'arte, no? Possiamo dire. Detto ciò, io sono convinto di una questione di cui tra l'altro c'è un grande dibattito di grandi pensatori, eccetera. Cioè che l'arte non sia l'arte intesa disciplinariamente, no? Il prodotto artistico come problema disciplinare. L'arte è un stato dell'essere, è un tentativo di raggiungimento di un proprio benessere psicofisico, diciamo. Allora, per fare questo, io vorrei, nel mio essere lineare, non è possibile tentare di educare. Tutt'al più bisogna tentare di diseducare, perché se l'arte cerca di tendere all'unicità, com'è mai possibile tentare di non educare le persone ad essere uniche, cosa che regolarmente purtroppo non avviene all'interno dei corpi. Diciamo accademici e scolastici, non per colpa di nessuno, ci mancherebbe altro, perché effettivamente nei complessi
dove si insegna nelle scuole, c'è poi una questione politica inevitabile che chiaramente deve tenere insieme i rapporti tra le persone, eccetera, eccetera. Per questo, a mio avviso, l'unica soluzione è la diseducazione, perché la diseducazione permette a chi, nel mio caso è più facile da capire, no? Nel caso del progetto, dell'architettura, del design, se io devo tendere all'unicità, l'unicità non può essere insegnata da nessuno, perché l'unicità mia fa parte del mio bagaglio esperienziale, che io che faccio il docente, ma che sono stato studente, ma che ne so di l'alunno X, quello X, se che cosa, quale trauma infantile ha avuto, quale problema con la fidanzata gli è successo la settimana scorsa. Se non, queste cose non vengono messe a regime in un sistema che ne permette la loro, dei traumi, la Superamento. loro più grande valorizzazione, è chiaro che io non sto facendo a lui un aiuto, un favore, dicendogli guarda, fai così perché viene artistico. Così è un modo sbagliatissimo, a mio avviso, proprio di insegnare. Cioè, sono io che mi devo fare tutt'al più a servizio di intendere quali sono le sue peculiarità, le sue assurdità, i suoi traumi, le sue difficoltà esistenziali che si possono tradurre appunto in una forma artistica e espressiva. Quindi per questo, ma ciò non, però ripeto, vorrei, visto che stiamo parlando di educazione a 100, diciamo, 100, a 360 gradi, non vorrei che poi questa cosa fosse scambiata solo per un problema esclusivo degli architetti, dei designer, degli artisti o dei musicisti. Tutti possono fare arte e poesia, cioè capiamoci, quando dico arte lo dico nel senso della sublimazione del prodotto a cui uno pensa e progetta, quindi vale per tutti, vale per qualsiasi attività Volevo umana. aggiungere due cose, mi sembra una posizione assolutamente fondamentale quella che dici. Allora, io ho queste esperienze, chi mi sta seguendo e che adesso mi saluta su Instagram un po' lo sa, sono soprattutto gli studenti che vedo la mattina, ma anche c'è qualcuno che sa perfettamente che io ho questo blog che si chiama Postcard from Utopia, in cui appunto dico esattamente quello che stai dicendo tu. Io ho insegnato a IED le metodologie della progettazione e sappiamo benissimo che per insegnare a progettare non c'è un metodo, ma bisogna cercare di far capire alle persone che è nel momento in cui tu coltivi un tuo punto di vista che stai imparando a diventare un bravo progettista. Quindi insegnare barra imparare sono verbi sempre che devono andare insieme. E tra l'altro sono verbi intransitivi, cioè non hanno un oggetto di cosa insegnare o imparare. Questa è una cosa grandissima che ho imparato nel corso degli anni. Quindi, uno, questa coltivare il punto di vista è una cosa fondamentale. E io normalmente lo spiego così: quando è che cominci a imparare, ma da solo, guidato, diciamo, da qualcuno che in qualche maniera ti chiede di sperimentare questa cosa? Nel momento in cui cominci a dire no al mondo, cioè cominci a, dall'adolescenza, passi un po' al mondo adulti, che può avvenire anche. Che può avvenire anche a 2 anni, cioè nel momento in cui tu ti assumi la responsabilità di quello che dici, del tuo punto di vista, stai Avviene. autoimparando. È una cosa importante. E poi volevo dire un'altra cosa, che noi ci stupiamo molto spesso che appunto questo tema dell'educazione venga dibattuto un po' così così, che sembra una cosa un po', vabbè, insomma, i professori ne parleranno tra di loro. No, è un fatto che deve accadere in famiglia, perché l'educazione, guardate, non si fa a Vabbè. scuola. Non si fa a scuola. L'educazione, ma non l'educazione come si comporta, cioè il migliorare, andare avanti, eccetera, eccetera. E adesso poi vi spiego che cosa significa migliorare e andare avanti. È qualcosa che è dappertutto. C'era un signore che si chiamava Che Guevara. Lo conosci tu? Lo conosci tu, Che Guevara? Mi Allora, sembra viene di averlo citato. sentito. Ciao, viene citato da Giancarlo De Carlo, che è un architetto, ma devo dire casualmente, il quale riporta nella sua libro che si chiama La piramide rovesciata, un passaggio. Dice: Che Guevara diceva che il posto meno adatto per insegnare è la scuola. Lui, da architetto, già pensava, dice: ma la scuola è veramente un disastro, è una scuola di 70 anni fa, eccetera, eccetera. Ma la cosa che mi piaceva di più è pensare che appunto poi. Lui dice: la scuola non serve a niente e serva di nessuno. Cioè, tu devi immaginare l'educazione come un fatto
globale e la diseducazione. Perché la diseducazione? Noi che stiamo a fare i docenti, tu, io, ma tutti quelli che tentano di fare qualcosa al futuro, stanno cercando in verità di creare gli anticorpi contro se stessi. Cioè io innesto un anticorpo dentro mio figlio per superarmi, dentro tutti quelli a cui parlo. Io gli chiedo, superami, devi diventare meglio di me, mi devi distruggere per andare avanti. Allora la diseducazione, tu la vedi così, non è male, perché sai quando si parla di sostenibilità, tutte queste faccende legate alla sostenibilità anche sociale, no? Quindi un futuro che è migliore perché non si assorbono gli insegnamenti della storia. Io non sono mai d'accordo su questa espressione, perché c'è stato qualcuno talmente bravo che ti ha insegnato quali sono gli anticorpi contro, io ripeto questa parola del conformismo, ma insomma, contro quello che è il consolidato precedente. Il consolidato precedente deve svanire, come diceva Carlo Marx, che è un altro amico. All that is solid melts into the air. Tutto quello che è solido deve svanire nell'aria e deve essere ricominciato da capo. Ci deve essere qualcuno che supera quello che c'è stato prima. Quindi forza la diseducazione. E questa è una cosa importante. Ti rilascio la parola. Vediamo un po' se c'è un ping pong, qualche argomento che possiamo Sì. sviscerare un po' meglio. No, allora io, cioè, appunto, rimettendo in ballo le nostre esperienze, no? Le esperienze passate, quelle fatte insieme, ma appunto io ripensando a tutto il percorso, appunto ho sempre sofferto e però ecco, questo per esempio secondo me è un bagaglio d'esperienza che per esempio si può trasmettere, diciamo, da essere umano ad essere umano, più che da docente a studente, cioè il fatto che la sofferenza che comporta il sistema educativo in realtà per me è sempre stata analoga, sia quando ho fatto lo studente che quando ho fatto il docente. In realtà ritengo sempre che è un percorso molto, che non, che, nella visione più alta che ho di questo mio dato esperienziale, è proprio, lo ritengo un percorso sempre in qualche modo identico, cioè non è mai stato interrotto, non c'è un momento di interruzione, la laurea, il dottorato, non esistono, il diploma, cioè quello che è, non esistono momenti di interruzione, proprio, invece è una capacità, è forse la prima vera grande sfida che ha un essere umano, un essere vivente, di mettersi nel gioco della società, perché appunto la scuola è la prima vera grande simulazione della società. Io cito, lo citavo anche appunto negli spunti, cioè mi piace molto, cito e consiglio a tutti questo libro appunto che è Descolarizzare la società di appunto Ivan Illich, che è il primo in un periodo storico molto particolare che io amo molto anche nelle sue però ferite forti, diciamo, del nostro recente passato, che sono gli anni 70. È chiaro che lì sono stati messi in crisi tantissimi valori, no? E si sono creati, diciamo, quelli che si possono definire dei disvalori o dei valori all'incontrario, chiamiamoli come pare. Che però, quando ci sono le crisi, forse anche quello che stiamo vivendo è un terribile momento di crisi, in realtà tutto ciò serve ad aiutare a rimettere in gioco la società e vedere che cosa tiriamo via, cioè dal periodo di crisi, che cosa mettiamo in saccoccia e cosa invece buttiamo. Tendenzialmente si butta tanto in un periodo di crisi, ma invece le cose che rimangono sono quelle che poi fanno la vera differenza, fanno lo scatto, no? Dici, se siamo andati avanti in qualche modo, lo dobbiamo a quelle piccole tre valori, quei piccoli tre pensieri che in quel momento sono stati scardinanti. Ed è chiaro che mi. Ti faccio una domanda, ti posso fare una domanda che mi va Certo. tantissimo di fare, ma io volevo sapere, perché così poi magari chi ci ascolta, anche andiamo nel concreto, quali sono i valori dei docenti, che non necessariamente docenti in senso stretto, ma di coloro che ti hanno lasciato qualcosa, cioè quali sono state le persone che nell'arco di questa vita che hai avuto fino adesso ti hanno veramente lasciato tre cose fondamentali? Tre, due, una, non so, quello che è. Io ci ho riflettuto molto spesso perché dovendo poi, come dire, insomma, mettermi nella posizione di insegnare e imparare tutti i giorni, lo faccio spesso. Ma tu c'hai qualche maestro che puoi citare chiaramente, che ti fa capire che tipo di, come dire, che cosa ti ha colto, che cosa ti ha formato veramente?
Ti ho perso. Ti volevo chiedere, sai dire per esempio...